Comincio questa breve conversazione alla quale partecipano Sandro Ruotolo, che è un volto conosciuto, una voce conosciuta del nostro giornalismo televisivo e non solo, e con due giovani giornalisti. Alla destra di Ruotolo, di fronte a me, c'è Claudio Campesi e alla sua sinistra c'è Ester Castano. Sandro Ruotolo ha una lunghissima storia di inchiesta, di denuncia, che gli è costata anche le attenzioni del clan dei Casalesi, ma non ha dato fastidio soltanto al clan dei Casalesi, direi che anche con Cosa Nostra si è guardato in faccia a lungo. Claudio Campesi ed Ester Castano cercano di ripercorrere la strada di Sandro Ruotolo e di altri giornalisti impegnati, coraggiosi, cominciando dai loro 20 anni. Hanno cominciato, li hanno superati, ma avete cominciato già a 21-22 anni a fare i giornalisti. E anche loro, suscitando, anche se questo può sembrare assurdo, dispetto, diffidenza e ostilità da parte di poteri costituiti. Quindi non dovete pensare che il fastidio lo diano soltanto i grandi giornalisti, questi danno più fastidio, ma in realtà locali possono essere anche i giovani, anche un giovane con un giovane blogger può creare problema. Credo che tutti gli studenti che sono qui sappiano perfettamente che la mafia ama l'omertà e che quindi non ama quelli che rompono l'omertà, quelli che usano la voce, usano la penna perché le cose si sappiano, perché si parli di quello che accade, perché si guardi con attenzione alle gesta, alle parole, ai comportamenti del potere mafioso. Direi che intanto dovremmo sentire Sandro Ruotolo, perché in questo caso fa la parte del padre nobile, cioè di colui che dà qualche indicazione. Oramai mi chiamano zio. Zio maestro, che è una cosa. No, no, io per amicizia maestro non ho. No, nel senso, questi giovani cronisti. Però penso che davvero sia un punto di riferimento, ecco, al di là degli appellativi, sia un punto di riferimento importante. Secondo me tu hai detto alcune cose importanti subito, quando hai raccontato il cambiamento, cioè il blogger, il giornalismo locale che può far male. Se vai a vedere in questo momento di grande crisi e di grande trasformazione, i colleghi che vengono minacciati, protetti, sotto scorta, eccetera, eccetera, ci sono colleghi proprio di queste realtà locali. Io racconto sempre Paolo Borrometi, che è un 35enne oggi, ma dall'età di 30 anni che è sotto protezione, è finito prima in ospedale, minacciato da 4 clan della mafia, e non è che scrivesse sul Corriere della Sera, Repubblica, o facesse lo speciale del TG1 o del TG3, eccetera, eccetera, ma dirige un piccolo sito web, laspia.it, con una platea di 2.000-3.000 persone che lo leggono. Quindi quando l'informazione, soprattutto a livello locale, ma qui c'è Ester, che è proprio l'esempio lampante di quello che vi sto dicendo, fa male, perché le mafie, il potere costituito, tra virgolette, ama il silenzio, perché per commettere un reato hai bisogno del silenzio, dell'omertà. Quindi quando un giornalista, anche un piccolo giornalista, altro esempio, un ragazzo che sulla pagina Facebook ha costruito un sito di informazione, ancora meno lettori di Paolo Borrometi con la spia.it. Lui con il telefonino ha documentato una estorsione nel cimitero di un paesino del Napoletano, dove praticamente per la riesumazione delle salme i dipendenti del cimitero chiedevano il pizzo ai familiari, 20 euro, 30 euro. Lui con il telefonino, quindi vedete quanto è importante anche questi nuovi mezzi, eccetera,
ha documentato, l'ha messo sulla sua paginetta Facebook. Una settimana dopo stava prendendo il caffè nel bar del suo paese e è finito in ospedale. E probabilmente questo ragazzo, questo giovane cronista, che secondo me è un giornalista a tutti gli effetti, non diventerà mai giornalista professionista, perché non si è iscritto alla scuola di giornalismo, perché non collabora con testate, tra virgolette, depositate in tribunale. Però è questa la realtà che si sta affacciando nel nostro paese, quindi di un giornalismo diffuso che soprattutto sul digitale secondo me ha un ruolo fondamentale proprio per battere le cosiddette fake news, per battere questo mostro che spesso Umberto Eco diceva gli imbecilli, eccetera eccetera. Però in realtà abbiamo bisogno di contaminare questa rete. Se è vero che ci sono 43 milioni di account Facebook, se è vero che in questo momento 5 miliardi di persone sul pianeta Terra sono interconnesse con telefonini, tablet, se è vero che questi ragazzi, noi amanti del web, ci stiamo mediamente 6 ore al giorno davanti al computer, al tablet o al telefonino. E quindi il punto è questo. A me quello che colpisce è che oramai è importante quello che ho sentito dire da parte dei rappresentanti dell'istituzione, cioè la consapevolezza che il nemico è arrivato in casa. Però c'è stato tempo perso. Diciamo, parlavate di Cantù, della mafia, del processo che c'è al nipote di Tiradritto, di Morabito. Ma io penso alla collega del Gazzettino Veneto, io penso ai colleghi dell'Emilia Romagna, perché quando si minaccia un giornalista non si minaccia soltanto un professionista, un testimone di giustizia, chiamiamolo così, ma si minaccia la democrazia del nostro paese. Perché quel ragazzo che è finito in ospedale nel piccolo paese Caivano, dove neanche per 3 euro a pezzo, perché quella è un'opera di volontariato, di stare per gli altri, di raccontare la verità, no? E quello lì, o quando il collega che prende 11 euro al giorno si trova minacciato, la collega a Messina che si trova con la testa di capretto tagliata a metà sul parabrezzo, oppure la collega di Napoli che va a raccontare una conferenza stampa in una caserma dei carabinieri e il familiare di uno degli arrestati gli buca le ruote della macchina. Cioè stanno avvenendo episodi piccoli e grandi. L'ultimo giornalista sotto scorta è un altro collega lombardo, Paolo Berizzi di Bergamo, e quindi siamo diventati 22. Ma ci sono 3.800 atti di intimidazione contro i giornalisti dal 2006 a oggi. E allora, certo, chi ce lo fa fare? E perché bisogna avere un riguardo nei confronti di questi ragazzi che mettono a repentaglio la vita per il lavoro? Certo, ci sono delle categorie professionali, magistrati, poliziotti, carabinieri, che per motivi istituzionali hanno a che fare con il crimine. Ma ci sono altre figure, come i giornalisti, che invece hanno un compito che è previsto dalla Costituzione addirittura come un compito fondamentale, che è l'articolo 21. Articolo 21 sta nella prima parte della Costituzione, perché è attraverso la libertà di stampa che si qualifica una democrazia. Più libertà c'è e meglio si sta, meno libertà c'è e peggio si sta. Questo è il punto, per cui quando un giornalista per il suo lavoro viene minacciato, è un problema certo nostro di giornalista, ma è un problema vostro, è un problema dell'opinione pubblica, perché questo benedetto articolo 21 ha due parti. Io ho il dovere di informare correttamente, ma voi avete il diritto di essere informati correttamente. E quando un giornalista è minacciato,
certo, ma quando torna a casa è un po' quando si dice l'omertà, no? E una cosa è l'omertà nelle famiglie criminali, un'altra cosa è quando il cittadino di Quarto Giaro o delle Vele o di Scampia o del Laurentino di Roma oppure di Siracusa torna nel quartiere la sera e non c'è la polizia, non ci sono i carabinieri, ma ci sono gli spacciatori che presidiano. Quello che è successo al collega di Rai 2 a Pescara, che si è beccato in quella piazza di spaccio, è chiaro che quella è la paura, è la solitudine. Quando siamo soli perdiamo, quando stiamo insieme vinciamo. Quindi società civile, istituzioni. C'è un lavoro da recuperare che è enorme qui in Lombardia, come nel Veneto, nel Nord. E io ho ancora un ricordo fresco di istituzioni che negavano la presenza dell''Ndrangheta. È l'unico documento storico di una pungiuta, di un giuramento di 'Ndrangheta, è stato realizzato qui in Lombardia, dai ROS dei Carabinieri. Quello che noi leggevamo nei libri e che ci raccontavano i collaboratori di giustizia, noi abbiamo l'audio, abbiamo il video dei ROS dei Carabinieri, qui. E non stiamo parlando del secolo scorso, stiamo parlando del secolo attuale. E quindi ricordare questi giornalisti uccisi per amore della libertà, il profumo della libertà, non è retorica, è vero, perché battere le mafie è innanzitutto garantire la libertà. Voi avete il bene più prezioso, che è il pensiero critico, che sono i diritti, altro che legalità, diritti. Una battaglia per i diritti, ma anche questi benedetti imprenditori, voi che li avete in casa, dovrebbero svegliarsi, perché io che ho la terra dei fuochi in Campania è per colpa vostra che ce l'ho, perché voi per non pagare le tasse vi siete rivolti al carico finale, cioè al camorrista che con la violenza ha imposto ai contadini di nascondere sottoterra i rifiuti tossici. Ma noi nel sud del nostro paese le industrie non le abbiamo, e quindi i fanghi industriali che avvelenano la Campania, ma avvelenano anche la Lombardia, il polo di Brescia, è perché nessuno ha avuto il coraggio. Chiediamo ai mafiosi di pentirsi, ma non c'è nessun rappresentante dell'imprenditoria lombarda, veneta, toscana. Le concerie toscane, è cominciato tutto da lì, dalla crisi delle concerie toscane, e sono venute al sud, ma adesso sta anche nel nord. Io nel 2004 sono andato a Padova, tra Padova e Venezia, sotto la linea dell'alta velocità, c'erano i fanghi di Mantova, lo scopriva la guardia, il corpo forestale. E quindi è qui il punto per cui voi giovani avete, come dire, un ruolo fondamentale, perché spesso vi troverete a essere classe dirigente e quindi imprenditori, notai, commercialisti, avvocati, e se non avete l'etica correrete, e già le inchieste della magistratura di oggi ce lo dicono, correrete il rischio di favorire la mafia pur senza saperlo, perché il tema di oggi è questo dei ceti professionali, di questa borghesia mafiosa che è la nuova frontiera, come ci ricorda il procuratore nazionale antimafia Federico De Rao e tutte le procure che sono alle prese con le indagini. Leggere la cronaca da Venezia della fila di cittadini che vanno a Eraclea, o essere eletti in un sindaco di un paese per 81 voti consegnati dal clan dei Casalesi. 81 voti cambiano la qualità della vostra vita, cioè dei cittadini di Eraclea, perché un sindaco che viene eletto da un clan, che sindaco è? Il sindaco di quel clan o il sindaco di tutti i cittadini? Un imprenditore che chiede i soldi al clan, che ha problemi economici, che tipo di imprenditore è? Vincerà il prossimo appalto e gli altri imprenditori?
E la Costituzione che fine fa? Dove c'è la libertà d'impresa? Ma lì non c'è libertà d'impresa quando c'è la mafia e quando c'è la corruzione. Dunque, tanto avrete capito quali sono i temi su cui un giornalista, alcuni dei temi su cui un giornalista può intervenire, e anche il peso delle denunce che possono essere fatte, che sono ovviamente interrogativi scomodi, scomodi anche per i silenzi che circondano spesso questi interrogativi. E dunque il giornalista deve affrontare sia gli interrogativi sia il silenzio che li circonda. E questo un po' lo espone. Noi volevamo però oggi anche dare una idea di giornalismo possibile, cioè non di un giornalismo solo eroico, perché non sarebbe giusto in un'occasione come questa comunicare il giornalismo impossibile, come non sarebbe giusto comunicare la magistratura impossibile. Abbiamo due esempi di giovani che hanno subito qualche cosa, ma che sono qui vivi e vegeti, che non hanno bisogno di scorta, che raccontano liberamente le cose che incontrano, poi ci diranno magari, prima che tu dia loro i consigli, è bene che i presenti sappiano chi sono Claudio Campesi ed Ester Castano, che ho avuto fra l'altro la fortuna di avere tutti e due come allievi in tempi passati nei nostri lavori di scienze politiche. Si presenta magari prima Ester Castano spiegando chi è, che cosa fa, è abbastanza popolare, però probabilmente gli studenti delle medie superiori non lo sanno, e anche con Claudio Campesi. Ester è lombarda, mentre Claudio Campesi è, pur abitando in Lombardia, è calabrese e ha provato anche ad andare a fare il giornalista in Calabria. Raccontatevi. Metà lombarda e metà siciliana. Dunque, ogni volta che mi capita di parlare davanti a una platea di ragazzi e ragazze, capisco quanto sia ancora oggi fondamentale affrontare il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso al nord. Io ho una grande fortuna, che è quella di fare la giornalista, un lavoro che mi permette di informarmi e di informare gli altri. In un'epoca in cui la professione è maltrattata, sottopagata, violentata, minacciata. E ho deciso di fare questo qua al nord, in Lombardia, perché sentivo, e ho iniziato quando avevo la vostra età, che il territorio aveva bisogno di un approfondimento serio, partendo dalla cronaca locale. E guardate, le operazioni contro la mafia al nord sono all'ordine del giorno. Oggi è il 20, domani ricorderemo le vittime innocenti della criminalità organizzata. Solo negli ultimi 10 giorni, per farvi un esempio, lunedì 18, blitz all'alba dei carabinieri e guardia di finanza in Piemonte, 18 arresti. Al centro dell'indagine un clan che aveva puntato i suoi affari, i suoi interessi nel comune di Carmagnola, in Piemonte. Qualche giorno prima, il 12 di marzo, altri 33 arresti, questa volta in Veneto. Le accuse sono pesantissime. Andiamo dall'associazione mafiosa all'estorsione, al sequestro di persona. Il giorno prima, l'11 marzo, 19 misure cautelari in Lombardia, l'ennesima operazione contro l'andrangheta in Lombardia. Un'operazione che lega Bergamo a Vibo Valentia, uno scenario inquietante. E se oggi posso darvi un messaggio, è quello di conoscere la mafia, l'andrangheta al nord. Non bisogna per forza essere giornalisti, ma per combattere la mafia dobbiamo conoscerla, dobbiamo avere gli strumenti, dobbiamo studiarla, dobbiamo leggere, dobbiamo informarci. Diffidate da chi vi dice che oggi il mafioso non indossa la coppola e la lupara, prendere decisioni dai piani alti dei grattacieli della City, parla un inglese fluente, manda i figli a studiare a Bruxelles e a Oxford. Perché, per quanto sia limitata la mia esperienza giornalistica, ma nelle aule bunker dove si svolgono i processi di mafia al nord,
le persone, gli imputati che ho conosciuto, che erano dietro le sbarre, sì, è vero, c'era anche l'ex assessore, l'ex dirigente sanitario dell'ASL di Pavia, c'era l'avvocato tributarista, c'era il commercialista, quindi la zona grigia, ma soprattutto parliamo di padroncini, carpentieri, operatori del Movimento Terra, persone che parlano il calabrese e a stento l'italiano. Quindi attenzione ai luoghi comuni. Oggi la 'ndrangheta al nord cerca il consenso, opera nell'economia legale e per questo gli imprenditori e le istituzioni devono fare una grande attenzione e utilizza la violenza quando non riesce con altri mezzi a raggiungere i propri affari. Prima parlavamo di Cantù, del Comasco. Ecco, in questo periodo è in corso a Como un processo in cui sono stati chiamati a testimoniare dei ragazzi, poco più che ventenni. Cosa accadeva nei bar della zona? Avvenivano pestaggi, aggressioni violentissime, Qualcuno cercò di minimizzare, associando quelle aggressioni al bullismo, un altro problema gravissimo, ma non era questo, non di questo si parlava. Quei ragazzi chiamati a testimoniare in aula erano terrorizzati e forse, le istituzioni hanno ignorato che nel territorio c'è in corso un cambio di guardia tra figli e padri del clan sul territorio. La violenza è un mezzo che utilizzano oggi i clan in Lombardia, per quanto non sia forse così eclatante. Ricordo un altro episodio. Ma lei cosa fa come giornalista? Perché se no noi facciamo l'analisi della mafia adesso, che sono il primo a essere contento che si faccia. Però qui voi siete chiamati a dire come state facendo i giornalisti. Scusate, faccio il mio dovere, mi ha chiamato per questo. Allora parlerò un pochino di me più che le inchieste e i lavori che faccio, ecco, anche se preferisco stare dall'altra parte e fare io le domande. Dunque, ho 28 anni oggi, quindi insomma questa è la mia età, ma ho iniziato a occuparmi di mafia al nord tra i 19 e i 20. Sono cresciuta nell'Interland di Milano, è una zona in cui per troppo tempo è stato ignorato il problema mafioso e l'anno che mi ha fatto insomma scattare e avere una presa di posizione e lavorare oggi è il 2010 con gli arresti di crimine infinito. Sostanzialmente dovevo scegliere dove studiare, dove concentrare il mio lavoro e ho deciso di farlo qui. E ho deciso di farlo iniziando con la cronaca locale, perché mi rendevo conto, e fortunatamente ho avuto dei buoni compagni di viaggio in questo percorso, che non c'era l'attenzione mediatica dei grandi giornali, ma neanche degli altri quotidiani locali, su come venivano gestiti i soldi nel territorio, su chi fossero quei personaggi che poi sono stati arrestati, che frequentavano bar e pizzerie nei quali svolgevano i propri incontri di mafia, di 'ndrangheta. Ed è così che arriviamo al punto, nel 2011 con un amico giornalista decidiamo di fondare un giornale locale per parlare di 'ndrangheta sul territorio, nell'Interland di Milano. Ed è stata un'esperienza fondamentale per la mia crescita. Io oggi lavoro per un'agenzia di stampa nazionale che si chiama La Press, quindi sono cresciuta dal 2011. Tra i lavori che ho avuto l'opportunità di realizzare c'è anche un'inchiesta importante, emblematica per la Lombardia, ovvero Sedriano, il primo comune lombardo sciolto per mafia. È l'esempio di come la 'ndrangheta oggi non ha bisogno di bussare alle porte dei consigli comunali perché qualcuno di legato ai clan già siede sul territorio. Naturalmente questo lavoro non l'ho fatto per una grande testata, parliamo del 2011, 2012, 2013, lavoravo per un giornale locale e quindi, come dicevamo prima, anche con Ruotolo, spesso sono i giornalisti locali dei piccoli comuni, quelli sottopagati, quelli che non possono,
che non hanno una grande visibilità a fare dei lavori importanti per il territorio e anche a dare fastidio. Mi sono trovata a dover rispondere a delle querele pretestuose, figuratevi, una ragazza della vostra età che scrive, cerca di unire i pezzi di un puzzle e si trova in tribunale a doversi difendere per un'accusa di diffamazione. Quindi, perché questa è un'arma che oggi mafiosi e politici collusi utilizzano per bloccare il lavoro del cronista, che spesso è un giornalista locale, senza contratto, senza stipendio, pagato 5 euro lordi ad articolo e che ha difficoltà a mandare avanti un'inchiesta. Direi che tra l'altro questa è una delle grandi responsabilità anche dal punto di vista legislativo, perché sono anni e anni che si sottolinea l'esistenza di questo problema e non c'è un intervento volto a tutelare la libertà di stampa proprio dalle quelle che vengono chiamate le querele temerarie, che sarebbero le querele pretestuose, quelle non fondate sul diritto. Però intanto intimidiscono perché bisogna pagare i soldi, bisogna fare i processi, li vinci ma devi pagare. Claudio. Poi, se ci fosse, si sente? Buongiorno a tutti. Se ci fosse tempo, poi mi piacerebbe anche analizzare questo particolare aspetto, cioè le condizioni che, diversamente da quelle più facilmente intuibili, dovendo parlare di certi temi, di 'ndrangheta, di mafia, di fare inchiesta su questo, quindi le negatività che si possono collegare per un giornalista che si approcci, come dire, a questa professione, ce ne sono altre che penso siano anche strutturali al sistema giornalismo in Calabria. Io mi limito a parlare di quello, molto umilmente, perché di quello mi sono occupato. Se ci fosse tempo. Io comunque sono Claudio Campesi, ho 26 anni, ho origini calabresi, pur essendo nato a Brescia, e mi sono da sempre, come dire, interessato un po' sia per educazione familiare sia per inclinazione un po' personale a questa tematica. Abbiamo creato un'associazione, tra l'altro c'è uno dei fondatori di questa associazione qua in sala, è un'associazione che si occupava di sensibilizzare l'opinione pubblica bresciana su questa tematica. Appunto l'infiltrazione delle 'ndrine al nord, che è molto silente e che senz'altro di più silenzio non può che giovare, e nel tempo ho cominciato a maturare il desiderio di impegnarmi in prima persona e ho voluto fare una sorta di ritorno alle origini, mettiamola così. Sono ritornato nel 2016 nel paese d'origine dei miei genitori e da allora collaboro con questo quotidiano che si chiama Il Quotidiano del Sud. Adesso da poco sono ritornato su, ma ho avuto la fortuna di collaborare con un giornalista, come dire, di razza, tra l'altro credo amico anche di Sandro, che è Michele Albanese, e che come Sandro, e particolarmente oggi, quindi avrei il piacere di, come dire, di ricordare anche un po' la sua storia, vive sotto scorta proprio per, se posso dire, anche per un po' la colpevolezza di tutti gli altri colleghi che non hanno trattato di un certo tema, perché il punto è quello. Però se fosse possibile mi piacerebbe analizzare quali sono le condizioni che consentono, che rendono più ostico il fare, il trattare di certi temi. C'è tempo adesso? Non so, mi dica lei, professore. No, adesso siamo contingentati, quindi okay. Come vedete io non parlo. Ah, ok. Dica. Allora, partiamo da un assunto. Se è vero, postuliamo che in Calabria, come tra l'altro non solo in Calabria, come raccontavate, c'è questo problema, questa lotta civile quotidiana, forse poco raccontata, che vede a grandi linee, come dire, schierarsi da una parte lo Stato e gran parte dei calabresi onesti, dall'altra parte un'organizzazione criminale che capillarmente controlla il territorio e che sa valevolmente rappresentarsi, seppur fittiziamente, come alternativa a uno Stato che troppo spesso è distante di fatto. Dall'altra parte cosa c'è in campo, come dire, sul territorio? Non ci sono sedi fisiche di quotidiani nazionali in Calabria e la Regione può vantare, può beneficiare del, come dire, del savoir-faire, della professionalità di uno o due collaboratori al massimo per l'intera regione, a prescindere dalla competenza e professionalità dei professionisti in questione, che di solito sono dei modelli da prendere ad esempio. Non penso fermamente che non vi sia la piena possibilità, capacità di trattare con completezza tutte le informazioni potenzialmente nazionali che promanano da quel territorio. O se anche vi fosse, ipoteticamente, non c'è poi lo spazio, il tempo fisico per fare inchiesta, come dire, autonoma, che non sia al traino
delle informative del resto dei carabinieri, delle sentenze che sacrosantamente vanno raccontate, magari affiancate da un'inchiesta autonoma, perché, come dire, banalmente, facendo un esempio, che il piccolo comune sia infiltrato, che le questioni all'interno del comune siano opache, potremmo dire, non è necessario aspettare, come dire, il decreto di scioglimento per infiltrazione mafiosa, basterebbe avere il tempo ed essere supportati in questo, nel poter andare ad analizzare i bandi di gara, gli appalti, banalmente il piano di governo del territorio. Quello che intendo è che di fatto questo buco, questo cono d'ombra informativo sulla Calabria fa sì che vengano bucate delle notizie, fa sì che molte altre siano solo dei comunicati stampa rimpastati che si troveranno pari pari sui vari quotidiani nazionali, fa sì che di pari passo e parallelamente anche le storie di chi combatte tutti i giorni queste dinamiche, che può essere l'imprenditore che vive sotto scorta, che può essere il giornalista che vive sotto scorta, che può essere banalmente chi si reca a far denuncia, come dire, viene relegata a quell'ambito regionale. Vi potrei fare anche un esempio: processo Deus a carico dell'Endrina di Rizziconi, un paesino della piana di Gioia Tauro. In quell'occasione si è costituito parte civile l'ex sindaco del paese, che si chiama Antonino Bartuccio, oggi testimone di giustizia, che ha denunciato la presenza e l'infiltrazione dei clan nell'amministrazione. Si costituisce parte civile, vive sotto scorta per questa denuncia, al processo nelle varie udienze non c'era nessuno, se non una ventina di familiari degli imputati. E ben capite come dire, certo non aiuta all'emersione di certi fenomeni e a far sentire che dall'altra parte c'è un sostegno. Comunque, riassumendo quindi con odombra informativo, informazioni potenzialmente nazionali rimangono confinate, a meno che non succeda la tragedia. E quello è forse l'aspetto un po' più ipocrita della questione, che viene considerato anche tale da chi abita quei territori nel quotidiano, dalla cittadinanza. Dalla tendopoli di San Ferdinando, al caso di Riace, all'omicidio di Sumaila Sacò, all'ultimo in ordine di tempo, per fare un esempio, è il commissariamento per infiltrazioni mafiose della Sanità Regina. Adesso io mi tolgo, essendo l'ultimo anello della catena del giornalismo, anch'io ne ho parlato di questa cosa 2 anni fa, ma ci sono colleghi che ne parlano da 10 anni. La sanità calabrese è di fatto commissariata da più di 6 anni e le vecchie relazioni sono rimaste lettera morta. Cioè, doveva davvero servire, da un lato per fortuna che c'è stata questa inchiesta delle Iene sostanzialmente, dall'altra parte dico, doveva davvero servire, era un problema taciuto. Non era taciuto, semplicemente la cronaca locale, che è quella che di fatto deve sopperire a queste, non voglio dire manchevolezze perché manchevolezze non sono, però deve sopperire a questo gap, è la cronaca locale. La cronaca locale si porta dietro un insieme di negatività correlata al fatto di essere locale. I lettori di riferimento banalmente sono territoriali, quindi sono quelli di riferimento del quotidiano, ambito regionale, sovraregionale, ma non nazionale. La Calabria poi in particolare c'è un problema, che è anche quello della divisione amministrativa calabrese, cioè composta per lo più da comuni scarsamente abitati, che se da una parte nei rapporti sociali rendono vero il principio del tutti conoscono tutti, parlando di giornalisti, parlando di chi anche fisicamente si rechi a far denuncia, fanno sì che sia più facilmente individuabile il giornalista, la famiglia del giornalista, chi appunto va a far denuncia, ma banalmente ti ritrovi a scrivere anche non per forza di, non parliamo per forza di giovani d'onore o pungiuti, o parliamo anche magari di ragazzi che, si dice in Calabria, s'annacano, che forse è una particolarità che andrebbe studiato, cioè chi in virtù di questa sottocultura mafiosa si sente essere o vorrebbe appartenere a, e quindi tendenzialmente può essere anche un po' più pericolosetto certe volte nell'immediato, nel senso che per evitare di essere infangato in pubblico può fare azioni violente così. Insomma, capita che scrivi di un arresto e magari ti raggiunge su Facebook il fratello dell'arrestato facendo velate minacce o cose del genere. Ma l'aspetto più critico, e poi vi lascio la parola giustamente. A Brescia cosa sta facendo adesso? Plan? A Brescia adesso sono ritornato per poco, perché penso adesso di riscendere per un altro periodo. Però adesso sto collaborando con una testata milanese che si occupa di inchiesta un po' lunga. E sto continuando a scrivere adesso in trasferta per il quotidiano magari dei processi che succedono al nord, appunto di 'Ndrangheta in particolare, e adesso non c'entra proprio col tema, ma ho iniziato a collaborare con uno SPRAR che visto il tempo in cui viviamo è una cosa che serviva, diciamo. Vi
Sì, applaudiamoli tutti e due perché mi sembra giusto. Sandro, tu vedendo questi esponenti di nuova generazione giornalistica, che cosa suggerisci a loro? Ma suggerisco che davanti a loro hanno passione, questo è il primo elemento. Se non avete passione e se pensate nel vostro futuro di diventare giornalisti per lavoro, cambiate idea. Nel senso, questo è un momento drammatico anche da un punto di vista economico, però c'è quella molla che scatta, che è quella che garantisce poi, no? Cioè, se hai passione, se hai voglia di scoprire la verità, se lo sai fare, prima o poi ci stai dentro, sapendo che sta cambiando il mondo e l'universo. Tu parli della Calabria, del problema reale, dove i giornali stanno morendo. Hai una popolazione di 1 milione di persone dislocate su quel territorio e c'hai i giornali online che stanno andando, diciamo, vendono di più i giornali online rispetto ai classici cartacei. È vero che rispetto ai tempi nostri il precariato nostro è diverso dal precariato loro. Qui tra le vittime c'era Giancarlo Siani. Giancarlo era un precario, ma in quegli anni lì comunque potevi sperare di diventare. Oggi il precariato è strutturale, diciamo, quindi da questo punto di vista è tutto molto più difficile, complicato. Però l'unica strada è questa, cioè cos'è che ti spinge a stare 23 ore, 24 ore al giorno per trovare la notizia? È il bisogno della ricerca di verità. E fino a quando? Oggi ricordiamo Ilaria Alpi, no? Certo, Luciana è morta, la mamma di Ilaria, è morto il papà, però c'è ancora chi oggi chiede di conoscere la verità. Per ricordare chi era Ilaria Alpi, abbiamo tutti lo sì, sanno. Ilaria Alpi era una collega del TG3, inviata, che si trovava a raccontare la guerra in Somalia e sapete che stava cercando anche di, come dire, parallelamente alla guerra militare, stava lavorando su un traffico internazionale di rifiuti e si trovò coinvolta, punto interrogativo, coinvolta o era l'obiettivo, diciamo, di questo agguato, e rimase uccisa con l'operatore, con Miron Krovatin, e ancora oggi, a distanza credo di 25 anni, stiamo cercando la verità. Ci fu una verità di comodo con un imputato che si è fatto pure parecchi anni di galera, poi si è scoperto che era innocente, e quindi fino a quando ci sarà bisogno di conoscere la verità ci sarà bisogno del giornalista. Questo è il vero punto. Oggi li chiamano i giornalisti d'inchiesta. Oggi quei giornalisti d'inchiesta, è vero quello che si diceva prima, cioè oggi chi rischia è per colpa di altri giornalisti che non fanno il loro lavoro. Questo è il punto. Il Michele Albanese che tu c'hai a Gioia Tauro, o il Paolo Borrometti. Pensate che il clan dei Casalesi siamo 4 sotto scorta, da Roberto Saviano, la Capacchione, Rosaria Capacchione, io e Marilena Natale, per un unico clan. Però è il punto che gli altri giornalisti, nel film Fortapash c'è la famosa battuta giornalista, giornalista o giornalista impiegato. Ecco, per colpa dei giornalisti impiegati che altri giornalisti subiscono minacce, ricatti, protezioni, e all'epoca venivano uccisi dalle mafie, cioè Giancarlo da una parte e tutto l'elenco dei colleghi, Pippo Fava, l'ultimo fu Beppe Alfano, credo nel 93 o nel 94, a Patti nel Messinese. C'è bisogno, e soprattutto noi non possiamo, come dire, è un problema che riguarda il nostro interno.
cioè il giornalismo, perché è un po' come Libero Grassi, io lo racconto sempre. Libero Grassi era quell'imprenditore palermitano che a un certo punto disse e scrisse al Giornale di Sicilia: caro estortore, non ti pago più. Poi è venuto in televisione, noi pensando di accendere i riflettori pensavamo di garantirgli la vita. In realtà era da solo, con l'intera categoria degli imprenditori e dei commercianti di Palermo che negavano il pizzo, quando mai, e che dicevano che era pazzo Libero Grassi. Libero Grassi viene ucciso, nascono le associazioni antiracket. E quindi questa idea di spalmare il rischio, addirittura poi è venuta a sostegno anche la legge, nel senso che oggi non c'è bisogno per forza della testimonianza dell'imprenditore o del commerciante, ci può essere il pubblico ufficiale che prende il posto e quindi che diventa lui l'accusatore, eccetera, eccetera. E così con i giornalisti. Cioè, se si viene minacciati è perché gli altri non raccontano. C'è la sovraesposizione, quella che denunciava Falcone, Borsellino, e che l'imprenditore Libero Grassi, da solo sei obiettivo e bersaglio. Più siamo e meglio stiamo, e meno rischi corriamo. Tant'è che le denunce, perché poi se andiamo a vedere gli imprenditori e i commercianti sono gli unici della società civile a conoscere fisicamente il volto e la voce del mafioso, del camorrista e dell'andranghetista. Noi facciamo i convegni, facciamo le manifestazioni, vogliamo cacciare le mafie, però gli imprenditori, a meno che non ci sono i pentiti, e poi gli ufficiali di polizia giudiziaria con le intercettazioni, eccetera, eccetera. E quindi sono loro il nostro punto di riferimento. Più sono a denunciare, meno rischi si corre. Tant'è che da Libero Grassi, imprenditore, tranne un caso, credo in Sicilia, a Gela, se non ricordo male, Giordano, poi non ci sono stati più imprenditori uccisi dagli estortori, perché si sono riuniti in associazione. Quindi noi giornalisti, più giornalisti siamo a fare i giornalisti, non i giornalisti con la schiena dritta, che termine brutto, io lo odio, il giornalista. No, io rivendico pure la gobba, io voglio fare solo il giornalista, il cronista, gli altri sono gli impiegati. Capisco dai segni in fondo che dobbiamo finire, ma farei soltanto una risposta per voi due, poi una da Alessandro Ruotolo. Che cosa le dà più piacere? Perché ha continuato nei momenti difficili? Esther, risposta concisissima. La risposta è duplice. Una è la notizia, mi ha anticipato Ruotolo, e l'altra è magnificamente ritratta nella locandina di oggi, quella fiamma, la passione, la soddisfazione che ti dà vedere che le tue inchieste portano dei risultati tangibili nel benessere del territorio e delle persone. Questo. Secondo me c'è una componente di orgoglio. Claudio? Per me sono ovviamente d'accordo, e vedere anche come un picco, per quello prima rivendicavo il fatto di poter essere messi nelle condizioni di, perché talvolta con un piccolo articolo, seriamente vi parlo per esperienza personale, io sono davvero l'ultimo anello della catena giornalistica, puoi ridare speranza a un'intera comunità che non si sente magari rappresentata. Può essere così davvero. Vi potrei fare degli esempi, ma non c'è tempo. Sappiamo che c'è. Sandro, a te chiedo invece qual è stata l'inchiesta che ti ha dato più soddisfazione nella tua vita. Ma sai, tante. L'intervista che mi ha dato più soddisfazione è stata intervistare a Tunisi Yasser Arafat, ma perché erano gli anni... L'inchiesta, certo, questa è la terra dei fuochi, ma io il mio giornalismo, ecco, l'ho sempre... Ecco, posso raccontare un aneddoto.
raccontato sempre dare la parola a chi non ha la parola, dare la parola agli ultimi. Quello è, come dire, la mission del giornalismo, dare voce a chi non ha voce. Quello è stato. Io ho raccontato Castelvolturno, tu parlavi di Sprar, dai tempi di Jerry Maslow, il primo omicidio sfondo razziale nel nostro paese. Era un ragazzo sudafricano che stava nelle campagne di Villa Literno per la raccolta del pomodoro, eccetera, a metà degli anni Ottanta viene ucciso, è il primo omicidio di sfondo razziale. Quindi io ho seguito sempre Castelvolturno, che è la Soweto italiana, da lì, lì è il cuore dell'immigrato, conosce e sa che deve andare a Castelvolturno. Poi segue la stagione per cui arriva a Foggia e muore a Foggia nei pulmini 18 immigrati, e poi arriva a San Ferdinando in Calabria dove c'è la raccolta delle arance. Quindi questo è il filiere. E quindi li ho sempre raccontati e ho sempre dato la voce a questi immigrati. Quando il clan dei Casalesi, sul finire degli anni 2000, quindi 2008, 2009, 2010, prima della cattura di Zagaria e Iovine, compie il Setola, questo capo del gruppo armato, del gruppo terroristico, uccide in pochi mesi una quarantina di persone, il papà di un pentito, un imprenditore, Noviello, Domenico Noviello, eccetera. A un certo punto vanno a fare una strage di immigrati a Castelvolturno. 6 immigrati che vengono uccisi. Immediatamente i giornalisti impiegati scrivono che l'ipotesi è che erano spacciatori di droga. Io sono andato sul posto e ho visto per la prima volta la ribellione alla camorra, che non l'hanno fatta tra virgolette i bianchi, l'hanno fatta tra virgolette gli africani, cioè i cittadini, gli immigrati di Castelvolturno, quando partono dalla sartoria dove vengono uccisi in 6 e fanno 10 chilometri della Domiziana di corsa esplodendo la loro rabbia contro la camorra. E io ci ho creduto. Trovate questi filmati, sono filmati di disperazione assoluta. E io ci ho creduto e non ho avallato l'impiegato giornalista, quindi ho creduto a loro. Quando io nel 4 maggio del 2015 ho avuto la scorta, assegnata la scorta, il 6 maggio andai a Castelvolturno a un convegno di giornalisti e trovarmi gli striscioni mi commuove ancora, degli immigrati di Castelvolturno che stavano con me perché hanno riconosciuto quel tipo di giornalismo che deve andare sul territorio, che non si può fermare dietro alla scrivania. Va bene. Credo che sia pure nella brevità dei tempi siate riusciti a comprendere il valore effettivo del giornalismo, il fatto che il giornalismo può esporre a dei rischi, soprattutto quando non è praticato da tutti, è la stessa cosa che è successa per tanto tempo con i magistrati, che il giornalismo può essere praticato anche da giovani che, armati di niente, mettono in difficoltà poteri locali e aiutano anche delle comunità a riscattarsi. Potrei dire, come messaggio mio, ricordiamoci che se amiamo la giustizia giusta non tutti possiamo essere magistrati e avvocati. Se amiamo la libertà di informazione, oggi con gli strumenti che abbiamo a disposizione invece tutti possiamo essere giornalisti. Questo prendetelo come un messaggio. Ognuno di voi può essere giornalista, come hanno incominciato a fare loro due. Il blogger, colui che vede qualche cosa a scuola, quello che si vedrà domani, chi racconterà oggi. Ognuno può fare il giornalista. Grazie, buona giornata a tutti.